Hello everyone! Oggi sono con Kid! Lui ha anche un canale YouTube, senza Kid, link qui sotto. Ma Kid è del New Jersey, ma non voglio spoilerare, voglio fargli una piccola intervista. Ok. Posso iniziare? Certo. Da quanto tempo sei in Italia? Perché adesso sei in Italia? Sono qua da più di un mese, quasi un mese e mezzo. Era la prima volta in Italia? Perché questo insomma là. Sì, prima volta, primissima volta. Quanto tempo resterai in Italia? Quasi un altro mese. Finora quali città hai visitato in Italia e quali città visiterai in queste 3 settimane? Ho fatto tantissime cose durante il mio soggiorno. Finora sono andato a Brescia, Milano, Venezia, Bergamo, Verona, Torino, il Lago di Garda, ovviamente qua a Roma. Domani vado a Napoli e poi a Bari, Riccione, torno a Venezia, Chioggia, Padova, forse anche a Firenze. Oh, anche a Milano, sì. Che tour! Che tour! Allora, è presto per dire, perché ovviamente ti manca ancora metà Italia, ma tra i posti che hai visto finora c'è un posto che ti ha colpito particolarmente? Venezia e Roma. Lo dici perché sono di Roma? No, lo dici perché Roma è tipo un museo. È vero. Roma è tipo un museo, però anche Venezia. Iniziamo il vivo delle mie domande. Visto che è la tua prima volta in Italia, però tu già conoscevi abbastanza bene la cultura italiana, nel senso hai studiato la lingua, eri appassionato, per anni e anni hai guardato video in italiano, eccetera. Hai avuto comunque qualche shock culturale venendo in Italia? Qualcosa che ti ha un po' sorpreso? È una domanda interessante, perché come hai appena detto, praticamente mi aspettavo le cose qua, la cultura qua. Detto ciò, ci sono un paio di cose, forse decisamente le persone fumano molto più di quanto pensassi. E c'è anche la cosa con l'aria condizionata. Ma non è che non esiste, perché ovviamente esiste qua. Forse è la mentalità degli italiani. Per qualche ragione tanti italiani pensano che l'aria condizionata sia cattivo. Io mi metto in buona parte in quella fascia della popolazione che non ama l'aria condizionata. Mi fa venire il mal di testa, mi secca la gola e questi sbalzi di temperatura, freddo, caldo, freddo, caldo, freddo, yes, caldo, mi fa venire mal di pancia. No, forse perché sei unica. No, no! 60 milioni di italiani no, sono come me. Ma gli americani non sperimentano queste cose? Le case italiane, perché tu finora sei stato ospite in alcune case italiane, ti sembrano uguali a quelle americane o simili, su per giù? Tranne l'aria condizionata? Sì, su per giù le case sono abbastanza simili, ovviamente qua c'è il bidet. Ti piace il bidet? Sì. Ti piace? Sì, tantissimo. Ovviamente in modo più igienico. Non scendiamo troppo nei dettagli, no, ma sono contenta di sapere, sì, che ti piace, sì, il bidet. Sì, e rende una persona rinfrescante. Qua decisamente c'è più crimine, per esempio con i cancelli, per esempio per qualche ragione le cose con le finestre, con le inferriate legate alla serratura. Sì, non lo so, non esiste, queste cose non esistono in America, no. Ti sembra di stare in un carcere in questa casa? Perché ci sono le inferriate, il cancello, la porta blindata, le telecamere per la sicurezza? Sì, no. Ho anche i graffiti, ci sono un sacco di graffiti qua, è molto più... No. E la cosa che fumiamo di più o che gli italiani fumano di più rispetto all'America, ragazzi, è verissimo. Cioè in America trovare persone, soprattutto della nostra età, che fumano è abbastanza raro. Anche forse un shock è la gioventù che fuma. L'altra sera ho visto una ragazza che decisamente non aveva più di 13 anni. Stava fumando tipo cosa? È facile comprare le sigarette in Italia. Entri dal tabaccaio, un pacchetto di sigarette, il tabaccaio magari chiede per tua mamma, sì, via. E soprattutto ancora in Italia spesso, soprattutto per i teenager, fa figo. Mentre in America non fa figo. È l'opposto, l'alcol in America è visto come una cosa figa. Che è l'opposto, perché in Italia finché sei teenager ubriacarsi può anche fare figo. Ma una volta che cresci, se ti ubriachi sempre, non fa figo e non è visto bene come cosa. A Roma ti direbbero datte una regolata. No, è sempre visto così in America. Praticamente una persona che si ubriaca spesso è visto come un buon tampone. Poi, la cosa che ti mancherà di più dell'Italia quando tornerai in New Jersey? La vita qua, decisamente. Ovviamente sono qua praticamente in vacanza. Vabbè, ma questo non è dell'Italia, questa è la vacanza dell'Italia. La cultura dei bar.
Dei bar? Bar cultures. Per il caffè intendi? Sì, perché i bar così non esistono in America. I bar in America sono sempre per alcol. Però ci sono i caffè. Quindi sì. Se tu intendi bar come bar in America è vero che c'è l'alcol. Però se intendi bar come un caffè? Sì, ma qua i bar hanno anche il cibo. Quindi i bar qua si può trovare tutto. Ma in America ovviamente ci sono i coffee shop. Tipo Starbucks e solo caffè. Non è vero! Starbucks ci sono i biscotti, i panini, ma è troppo tipo... È troppo caro, mi dico. Sì, ok, secondo me non è buono. E comunque ci sta, la cultura del bar in Italia è sicuramente unica. Puoi andare lì, ti siedi, guardi le persone, quindi capisco perché ti mancherà il bar. Parlando di cibo, visto che mi parlavi del cibo, c'è un cibo in particolare che ti ha colpito? In realtà sono un po' sorpreso, mi è piaciuto tantissimo il frutto del mare. I frutti di mare? I frutti di mare, sì, perché in America non mangiano... Io non mangio tantissimo i frutti di mare, in America in generale no. E altro giorno ho assaggiato sushi. Ragazzi, non mi uccidete, non mi uccidete! L'ho portato a mangiare il sushi, ma lui non l'aveva mai mangiato, non l'aveva mai neanche ma provato. Ma adesso in futuro penserò sempre di Italia quando mangio il sushi. Oddio! ma dai, scherzo. Oh, ragazzi, gli ho fatto provare tutti i piatti possibili e immaginabili della cultura romana, l'ho portato sì. In un sacco di osterie, si è mangiato la pizza un sacco di volte, ma in 2 mesi un sushi no, ci può stare. No, mi mancherà i piatti di pasta, tipo carbonara, lampericciana, cacio e pepe. Cacio e pepe? Hai imparato a dire cacio e pepe alla romana? Cacio e pepe. Cacio e pepe? Cacio e pepe. Bravo. Invece, dall'altra parte, qual è la cosa che in questo momento ti manca di più del New Jersey? L'aria condizionata. Ma anche a casa bevo tantissimo tè senza zucchero. Forse questo bevendo. Non sto sperimentando homesickness troppo. Non c'è una cosa che mi manca tantissimo. E invece una domanda un po' difficile, ma a livello di cultura, di comportamento delle persone, noti una grande differenza tra gli italiani e gli americani? Non una grande differenza, c'è le differenze, non tipo America e Giappone per esempio. Abbiamo un ospite giapponese in questo momento, quindi stiamo vivendo in questa casa, praticamente è una casa super multiculturale e ci sono 2 italiani, 2 americani e 1 giapponese. Forse gli americani tendono ad essere più sinceri, più onesti. Nel senso che tipo, in America quando qualcuno offre di pagare, di solito gli amici dicono ok, like, sei sicuro? Ok, vabbè. Ma qua praticamente è un grande atto. È vero, quando dici sincerità capisco che vuol dire. Cioè, quando noi siamo a cena fuori in Italia, se io dico pago io, spesso c'è quell'altro che dice no, non ti preoccupare, pagherò io. E tu devi dire no, voglio davvero pagare io. C'è tutta questa scena, no? Invece in America va benissimo accettare alla prima volta. Sì, anche tipo la mia prima serata qua a Roma con il gelato al ristorante. Forse non qua, non ancora. Questa è fantastica, la devo raccontare. Allora, siamo andati in osteria. Abbiamo mangiato antipasto, primo, buonissimo. Cucina romana, molto buono. Arriva la signora, che era anche la proprietaria del posto, penso. E fa Keith, siamo a posto? Volete il dolce? E Keith in tutta sincerità, perché in America va bene, la guarda e dice ma sì, io il dolce lo vorrei, però non qui, lo vado a prendere da un'altra parte. E io gli ho dato un calcio sotto il tavolo. Sì, perché non ero pronto in quel momento per un dolce, forse tra un'ora. Fantastico, io gli ho dato un calcio sotto il tavolo e Brian che mi dice vabbè, ma che male sì, c'è, nel senso perché... abbiamo appena mangiato da loro, gli abbiamo dato un sacco di soldi, che vuoi se il dolce me lo faccio da un'altra parte? Io capisco la cultura americana, però sì. Ti ho dato comunque un calcio. Sì, perché sapevo che la notte era giovane. È vero, questa è una grande differenza culturale della sincerità, ma nel senso delle cose che non si dicono. In Italia ci sono un sacco di cose che non si dicono. Questa abilità, diciamo che si affina col tempo. Brian adesso sta capendo come funziona, però all'inizio anche lui era un po' perso. Diceva, ma perché non posso dire la verità? Ma no, poi alla fine puoi. Però se vuoi davvero integrarti e diventare proprio italiano doc... Sì, devo fare così. Wow, è stata una bella chiacchierata. Io ricordo che il suo canale è qui sotto, link descrizione. Anche lui parla dell'America, l'Italia, differenze culturali, lingue. Ci vediamo, ciao! Ciao!